Salve a tutti ragazzi, sono Alberto e benvenuti in questo nuovo video di New Horizons. Allora, ho accettato un contratto che mi richiedeva di recuperare il modulo WSHW dall'orbita di Dress, che si trova qui, è il Dress, è la prima luna di Giove e noi ci troviamo lì, quindi non proprio troppo distanti, e si trova in un'orbita di 120 e qualcosa chilometri. E dai parametri era 1,8 m per 2,3 m per 2 metri, no, 2 metri, 1 tonnellata e 8, e le dimensioni erano 2,5 m per 3,2 per 3,8. Non so esattamente cosa sia, anche perché devo, non mi diceva se c'era un Kerbal all'interno, quindi non so esattamente che cosa sia. Comunque lo devo recuperare, sono 1,8 tonnellate. Dovrei anche stare attento e non fare come l'ultima volta che ho provato a recuperare qualcosa, che il craft aveva pochissime reaction wheels e quindi sì, era difficilissimo da controllare. Direi di andare con dei Kerbal, quindi fare missione Manned e mettere quindi il rampino qui, arm. Vediamo i Kerbal. Ok, ingegnere scienziato e pilota. Ok, magari al posto di... no, niente, li tengo tutti e tre. Bene, quindi ho sposto quassù. E orbita di Dress. Vediamo se riesco a mettere qualcosa di tipo un payload dummy. Qualcosa che pesa 1,8 tonnellate da mettere sopra. Nel senso, non lo posso mettere, però faccio finta. 1,8 tonnellate. Vabbè, sì, questo è il mio payload molto dummy, che non riesco a mettere dritto, quindi faccio così, poi lo sposto qui al centro. Ecco, facciamo finta che questa sia la roba da recuperare. Ora la cabina dovrà avere almeno due drogue e quattro principali. Facciamo 4 e 4, sarà un payload abbastanza pesante. Questi qui li devo mettere più in alto possibile. Ah, oddio, non lo so. Li metto lì e poi vedrò in caso. Sì, magari che non si vedano attraverso le finestre. Ecco. Così va bene. Poi due RTG per avere un po' di corrente. Bene. Quindi siamo a 7 tonnellate solo con il payload. Bene. Giusto un heat shield per rientrare, anche se siccome mi serve stabilità rientro, metto prima un SIS e poi un heat shield, che ovviamente no, non trovo, perché si trova in aerodinamica, giustamente. 2,5 sì. Ok, bruttissimo. Allora faccio così e poi metto 4 di queste. Tanto non pesano molto. Le sposto un attimo in fuori. Poi le ruoto di 90 gradi. E poi le rimetto in dentro. Ah! Meglio se aumento però il numero di RTG a 4. Giusto per avere un po' più di corrente, e così dovrebbe andare la cabina per il recupero. Ora devo fare qualcosa che abbia parecchia delta V, quindi direi di fare il nostro standard, quindi serbatoio liquid fuel, e no, non il lantern ma quell'altro, il nerve, 60 kN senza il tra virgolette post bruciatore, e così ho 4 km al secondo di delta, no, sì, 4 km al secondo di delta V. Dovrebbe bastare? Giusto, dimenticavo i radiatori per raffreddare il motore nucleare, poiché scalda. Farò sempre il solito di 4 radiatori messi verso il basso
in questo modo, poiché si risparmia un sacco di spazio e si mantiene il craft molto affusolato, che è quello che mi interessa per motivi di estetica. E invece per pannelli solari normali non penso di fare niente. Voglio dire, ho i generatori termoelettrici e vado solo ad aggiungere peso. Inutile, devo tenere il peso del craft a un minimo, minimo. Ho già ridotto l'ablator qui a 320, anzi lo riduco di nuovo a 240. Ho tirato, no, monopropellente, ho 30 unità giusto al minimo usando l'RCS della capsula. E poi basta, quindi questo è il craft. Non ho messo niente di antenne, ne metto una giusto, giusto per avere qualcosina. La metto di qui, inclinata verso l'alto. Allora vado a decoupler piccolo. Ora non so se metto direttamente un fairing oppure fare qualcos'altro, ma penso di sì che metterò un fairing. E se lo trovo, ecco qui. Da 3,75 che va su, oppure magari fa così. E poi così e così. Sperando che non mi faccia esplodere tutto, perché conoscendo Kerbal è quello che succederà. Se chiudo qui, disarma. Ok. Mi è venuta fuori una Gemini. Questo è circa quello che voglio fare. Ok. Niente, adesso ho rinchiuso tutto nel fairing direttamente perché è più, semplicemente più bello esteticamente. E mettiamo, facciamo 4 pannelli ejection 200. Questo ovviamente lo alzo tutto. E cos'altro mi serve? Ah, non ho pensato esattamente all'aerobraking su Joule. Quello sarà un problema. Beh, no, dai, troverò una soluzione non proprio perfetta come sempre. Questo è il motore. Sì, decoupler, possibilmente questo, bene. E ora primo stadio, riesco a fare qualcosa di interessante o è sempre la stessa cosa? Non lo so. E retro booster messi. Staging. Ok. Aha! Non è un SLS shuttle tanker booster. Mi mancano solo le fuel lines, quindi beh no, magari un po' più in alto. Ecco, 1, 2, 3 che vanno al serbatoio centrale. Così. E devo risistemare il TWR ovviamente. Sì, sistemare il TWR. Sistemare lo staging. Adesso, ok, TWR 1.21 come prima. E cos'altro mi manca? Ah, giusto. Delle ali da mettere sui booster. No, aspetta, quanto pesano? 0.36. No, 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 no. 0.1. Sono troppo piccole però. Cos'altro c'è? Niente? 0,26, no. Vada per queste. Aha! Ok. Va bene. Ok, allineato con Joule, pronti al decollo. Speriamo che ce la faccia. Ok. Sta consumando carburante? Sì, benissimo. Un po' pesantuccio. In effetti. Vabbè. Prima o dopo prenderà velocità. Quasi arrivato il momento di separare.
Sabotoi finiti, separa. Wow. Bella separazione. Separazione dei fairing, abbasso la spinta, F5. Ok, separazione pulita. Ho dovuto un po' modificare qui il muso poiché si glitchava un po' ed esplodeva. Quindi diciamo il solito. Quasi finito il primo stadio, non dico finalmente ma quasi. Ok. Finisco quindi di circolarizzare. Un encounter 1061 metri al secondo, burn in 9 minuti. Quindi facciamo un po' di timer, metto già maneuver node. Dovrei avere abbastanza carburante qui e poi avere altro carburante per poter rallentare su Joule. Più i 4 km al secondo di delta V di questo stadio, si intende. Allora, aspettiamo fino a... No! Così va bene. Encounter. Benissimo. Carburante rimasto è... Poco meno della metà, sarà un 40% di questo serbatoio. Non posso andare perché under acceleration, benissimo. Posso fare time warp? Ovviamente no, intanto fatemi fare quick save in caso succeda qualcosa come la volta scorsa che si è completamente disintegrato il craft. Bene, piccola manovra di correzione. Allineiamoci lì al nodo. Fermo. 46 metri al secondo per abbassare la traiettoria a una periapsis decente. Fermo. 3400, può andare. Ho dovuto cambiare ulteriormente l'inclinazione dell'orbita. Per poter avere un encounter con Dress. Adesso quindi rallento fino a quando le orbite non hanno un encounter piano. E poi cerco di andare in orbita appunto. Quindi periapsis più o meno. Se si gira il craft. Bene, retrograde e si rallenta. Allora, periapsis. Vai. Ok, nodo. Il nodo c'è. Carburante rimasto. Wow. Quindi adesso vado a periapsis e rallento. Cioè di minuscola periapsis. Bellissime orbite. Ok. Periapsis, bene. Full spinta e ho finito il carburante. Ottimo. Quindi separa. Extend. Radiatori mi servono. E adesso continuo con questo. Un po' di correzioni dopo e qualche orbita dopo ho finalmente un encounter decente. Vabbè, la periapsis è un po' sbagliata però, vabbè. Quindi sì, adesso periapsis. Vado in retrograde. Questo qui è l'oggetto. Set as target. Che non so esattamente ancora cosa sia. Riesco a vederlo? Sì, no. Là vedo un puntino luccicante. Non so che cosa sia. Non penso sia... Ok, sì, forse è una luna. Però... Vabbè. Retrograde quindi, entro in orbita. Ecco. Perfetto. Delta V ne ho ancora parecchia. Allora alziamo la peri... sì, la periapsis. Alziamola ancora un po'. Bene. Ora devo cambiare leggermente l'inclinazione. No, non così dall'altra parte.
Voglio anti-normal. Voglio il nodo esattamente alla periapsis. Ecco, potrei avere un encounter 3,2 km. 2 km mi va bene. Ora metto target retrograde. Quando sono abbastanza vicino. Qui va bene, qui va bene. Retrograde annulla la mia velocità rispetto al target che si trova. Non lo so. Sbaglio, sembra essere un serbatoio. Non ditemi che è un serbatoio Mark III per aerei, perché sennò mi arrabbio un po'. Davvero? Vabbè. E quindi niente, dovrò trovare un modo per agganciarmi a questa cosa. Yay. E sto utilizzando l'RCS per avvicinarmi e sto puntando esattamente al centro della parte per evitare che sia storta. Ok, agganciata. Agganciata? Wow, perfettamente al centro. Fatto al centro, sì. Quasi, diciamo, quasi quasi perfetto. Ah, ottimo. Quindi, no, ok, è vuoto, il che è una buona cosa. E niente, adesso quindi devo riportarlo a casa in qualche modo. Ok, encounter di ritorno. Burn di 5 minuti, 1086 metri al secondo. Tra 4 minuti. Eccola qui. Non devo cambiare niente nell'allineamento del craft. E 3 minuti direi già di cominciare. Facciamo il control from here. Non si sa mai. E quindi via, si parte. Bilanciamento perfetto. Non vedo nessun problema. Se ho disabilitato l'SIS. Oh, va. Rimane abbastanza dritto. Bene. E quindi niente. Dovrò aspettare un bel po'. Bene, burn completata. Ci stiamo muovendo abbastanza velocemente. E sonna, focus fuel, vediamo com'è l'attretto. Ah beh, giusto, sì, prima devo uscire dalla sfera di influenza. Quasi arrivati, perfetto. L'orbit, sì, la traiettoria è un po' strana perché non potevo fare di meglio, essenzialmente. E quindi niente, devo andare adesso qui, retrograde. E rallentare. Bene. Primo flyby. Ciao Carbin. Sarà possibile fare aerobraking? Non lo so, non penso, però io intanto inizio a rallentare. Sì, dovrebbe andar bene. Il motore si sta surriscaldando. Ci sono i radiatori che stanno lavorando. Quindi sì, finché non esplode niente va tutto bene. Perché non mi sto zitto? Ok, questo è l'ultimo aerobraking che faccio. Se tutto va bene dovrei atterrare circa qua sotto. E carburante finito. Separo di lato. Bene, e quindi sono rimasto da solo con la capsula e il carico. Invece no, sta reggendo molto bene. Sembra che Leech Shield faccia un po' da scudo alla parte dietro comunque. Non troppo, però un pochettino. 1500 metri al secondo. Il rientro è già quasi finito. Ok, ho aperto i parkour principali e come immaginavo si è capottato tutto. Il che vuol dire che dovrò atterrare di così e che sarà un po' pericoloso. Benissimo, incredibilmente il mio craft ha abbastanza reaction wheels da potersi inclinare come voglio. Atterrò comunque di punta. 3,5 metri al secondo, quelli sono tantissimi paracadute. E
No, 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 no. Ok, non si è capottato. E riesce comunque a galleggiare, quindi yay. Vediamo se il contratto si è completato. No, devo fare recover. E adesso? E adesso? E adesso? E adesso? E adesso? Ah, ok. 72 punti scienza, 76.000 fondi per aver recuperato e poi 10 esperienza ciascuno. Vediamo qui completato. No, 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 no. Questa è tutta roba distrutta, via. E il contratto? Sì, contratto completato. Benissimo. Quindi, un saluto dal Team Bicarbonato Italia, ad Alberto.